Ci siamo, è tutto pronto, il 64esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo sta per cominciare martedì alle ore 20:30 in Eurovisione, fino alla mezzanotte circa poi seguirà il dopo festival. E, dunque, 20 cantanti in gara, una sola canzone a testa, li vediamo subito in ordine. È una parentesi prima, un Sanremo secondo me interessante, conduce sempre Carlo Conti, forte del discreto successo dello scorso anno, dove gli ascolti sono risaliti dopo il calo della precedente conduzione di Fazio e Littizzetto. Però, insomma, perché so, quindi un Conti già esperto, però abbiamo degli ospiti veramente importanti, poi li vedremo. Ma cominciamo dai cantanti, ecco, cominciamo in alto a sinistra, vedete Noemi, Noemi che presenta diciamo anche le canzoni velocemente. Poi vi ricordo che sul canale 25 potete trovare parecchi video dedicati a Sanremo, quindi con approfondimenti, recensioni, informazioni, titoli delle canzoni e quello che avviene in tempo reale sul palco del Teatro Ariston e anche fuori. Cominciamo quindi con Noemi che presenta la canzone La borsa di una donna. Noemi, che è appunto una delle favorite, ma per quanto riguarda i favoriti, lo diciamo più avanti nel video. Segue Clementino, il rapper napoletano, che presenta la canzone Quando sono lontano. Clementino, che sta increscendo insomma negli ultimi anni, fino ad arrivare al top con la canzone Cos 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 questa estate. Abbiamo poi gli Stadio, se non erro, dall'immagine, sì. Curreri, che presentano una canzone molto interessante che ha convinto fortemente la giuria, tanto da commuoverla, Un giorno mi dirai. Gaetano Curreri, appunto, guida gli Stadio. Abbiamo poi Arisa, la quarta che vedete qui sopra la riga. Arisa ha già vinto un Sanremo, ha condotto, quindi molto esperta di Sanremo, ormai una veterana. E presenta la canzone Guardando il cielo. Abbiamo Francesca Michelin, ormai non più una promessa, ma una realtà dopo le collaborazioni anche molto interessanti con Fedez, con un grande riscontro di pubblico, di successo, insomma. Abbiamo Francesca Michelin presenta la canzone Nessun grado di separazione. Abbiamo poi l'ex cantante dei Dear Jack che si chiama Alessio Bernabei che presenta Noi siamo infinito, ovviamente venuto fuori da Amici e ha consolidato il suo successo nei Dear Jack. Nei Dear Jack adesso ha continuato da solista la sua carriera. I Dear Jack presenti anche loro, li vedremo più avanti. Ma vediamo l'ultimo della prima riga, Lorenzo Fragola, che ha stravinto X Factor nel 2015, ha avuto un grande 2015, a parte il Sanremo dove non ha entusiasmato in termini proprio di piazzamento, era dato per favorito, però è arrivato, non ricordo se è arrivato, insomma, neanche tra i primissimi. Questa è la canzone infinite volte, però ha avuto un grande successo di ascolti, di visualizzazioni su YouTube, di scaricamenti, di download. Insomma, Lorenzo Fragola con le altre canzoni che aveva fatto lo scorso anno, un grande 2015, si presenta tra i favoriti quest'anno al Festival di Sanremo. Andiamo avanti, sotto vedete, io direi anche di accelerare con le informazioni, così in modo da dire anche altre cose, non parlare solo dei cantanti, ma anche degli ospiti e di chi è favorito a questo festival. Abbiamo Morgan e i Blu Vertigo, che ritornano insieme ormai già da un annetto, però si presentano a Sanremo. Abbiamo poi dunque Neffa, sì, Neffa, scusate, Morgan e Blu Vertigo, semplicemente la sua canzone, scritta proprio da Morgan, da Marco Castoldi. Abbiamo Rocco Hunt che presenta la canzone Wake Up. Poi abbiamo Valerio Scanu, se non erro già vincitore di un Sanremo. Ci furono, mi sembra, delle polemiche proprio per un ripescaggio di Valerio Scanu, che era stato eliminato dalle varie giurie, ripescato dal televoto. Ci furono forti polemiche sul televoto. Valerio Scanu, ovviamente, viene fuori da Amici di Maria De Filippi. Abbiamo Patty Pravo, ma la canzone di Valerio Scanu si intitola. Si intitola Finalmente piove, mentre quella di Patty Pravo, ormai. C'è l'immensi, la canzone Sinti è ormai Patty Pravo, è una iper veterana, senza nulla togliere, insomma, alla sua ancora
fresca e giovanile bellezza. Patti Pravo, che di Sanremo, di Festival, ne ha avuti tanti, e grandi soddisfazioni, e non solo al Festival di Sanremo. Ritorna con la canzone, appunto, Cieli immensi, di Fortunato Zampaglione. Zampaglione dovrebbe essere, se non erro, il padre del cantante e chitarrista Tino Mancino, se non erro, ma vado così a braccio, non ho approfondito che si chiama Zampaglione, ovviamente anche il Tino Mancino, il cantante dei Tino Mancino. Andiamo avanti, Patti Pravo, gli Zero Assoluto, che presentano la canzone di me e di te. Zero Assoluto che ritornano a Sanremo, gli Dear Jack con il cantante sostituito, appunto, Alessio Bernabei. Gli Dear Jack presentano la canzone Mezzo Respiro. Poi abbiamo Dolce Nera, che ritorna anche lei a Sanremo, ora o mai più è la sua canzone. E poi abbiamo anche tanti altri veterani sotto, per esempio uno di questi è Enrico Ruggeri, detto Rouge, torinese, quindi vicino, possiamo dire, a Sanremo, che sul palco del Teatro Ariston è salito diverse volte, ha avuto anche vinto insieme con una canzone Si può dare di più, insieme a Tozzi e Morandi negli anni 80. Abbiamo poi la canzone di Enrico Ruggeri, si intitola Il primo amore non si scorda mai, scritta da lui. Abbiamo Deborah Jurato e Giovanni Caccamo. Caccamo, mi perdonerà, non è entrato nel quadratino, e sono tra i favoriti, anzi, sono proprio la coppia favorita. Via da qui è il titolo del brano, scritto da Mister Nigramaro, Giuliano San Giorgi. Quindi andranno forte sicuramente per vari motivi, insomma, già la loro sinergia più la canzone sicuramente di qualità, scritta da un compositore, da un autore di assoluta qualità, indiscutibile qualità, come è indiscutibile qualità la musica di Neffa, che torna a Sanremo con la canzone Sogni e Nostalgia. Abbiamo poi la bellissima Annalisa Scarrone, detta Nali, che canta la canzone di Annalisa, si intitola, un attimo soltanto, la sto cercando, Il diluvio universale, appunto scritta da lei insieme a Diego Calvetti. Annalisa l'anno scorso mi sembra ha avuto un quarto posto. Ecco, ci sono cantanti che tornano di anno in anno, tra cui appunto Annalisa, ma anche altri, tra cui per esempio Lorenzo Fragola. E chiudiamo anche con Le storie tese, Elio e le storie tese. Ho dimenticato Elio, diciamo il leader, no? Carismatico e non solo, e cantante del gruppo, con Vincere l'odio è la canzone. Elio e le storie tese, che a Sanremo hanno sempre fatto bene. Ed infine abbiamo Irene Fornaciari, Irene Zolletta Fornaciari, figlia di Zucchero, Sugar Fornaciari. Appunto, che conclude il quadro dei 20 cantanti con la canzone Blu. Ecco, Blu è un titolo e una parola che torna molto nella musica del padre, ed evidentemente, insomma, di padre in figlia, insomma, i geni contano. Quindi ecco, anche qui il Blu ritorna. Una canzone scritta da lei, da Diego Calvetti, che ha scritto anche quella, appunto, di Annalisa Scarrone, l'abbiamo già detto, da Giuseppe Dadi e da Marco Fontana. Oh, abbiamo messo nel quadrato per chiudere, erano 20 le cantanti, 21 i quadratini, e abbiamo chiuso rendendo omaggio alla bellissima modella rumena Madalina Ghenea, che presenterà il festival insieme a Gabriel Carco e all'altra molto bella Virginia Raffaele, una comica veramente graziosa anche lei. E nulla che invidiare alla modella rumena, secondo me, Madalina Ghenea. Ovviamente Carlo Conti è colui che avrà le redini della trasmissione. Questo è il quadro dei cantanti. Passiamo agli ospiti, al pezzo forte di questo Sanremo, che secondo me, ecco, iniziamo proprio con il ballerino Roberto Bolle, ma andiamo avanti senza nulla togliere a Bolle, insomma, con forse quelli che ritengo più importanti, ecco, a livello proprio di prestigio, di popolarità, ecco, almeno a livello di popolarità. Io inizierei proprio con Elton John, che a mio avviso rappresenta proprio
l'artista più importante dal punto di vista, insomma, dei successi ottenuti, è carismatico. Viene poi addestato polemiche, insomma, anche il suo arrivo. Si parla delle unioni tra gay, della possibilità di adozione o meno in Italia, si sta discutendo, si sta votando in Parlamento. Ecco, Elton John ha sposato un uomo, un regista canadese, e ha adottato due bambini. Ma passiamo velocemente a Maître James, un cantante francese di origine africana che sta andando fortissimo con una canzone appunto in lingua francese. Perdonate, non conosco il francese, ecco, se non qualche parola, quindi il titolo lo diciamo, abbiamo già detto, lo diciamo, lo diremo in altri contesti di approfondimento. E passiamo, quindi molto atteso anche Maître James, ma per esempio abbiamo la nostra Laura Pausini proprio nella prima serata, abbiamo anche Ellie Goulding, una grande star, insomma, della musica pop ormai globale. E andando avanti abbiamo sempre nella prima serata Eros Ramazzotti, mentre Ellie Goulding, dopo vedremo, non è nella prima, non dovrebbe essere nella prima serata. Eros Ramazzotti insieme appunto a Laura Pausini, ma rimanendo sempre in tema di ospiti italiani cantanti, abbiamo lui, Renato Zero nazionale. Renato Zero ormai un'icona, 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 no? Un'icona della musica, del cantautorato, no? Italiano. E abbiamo anche un'altra grandissima cantautrice, Elisa, tra gli ospiti. Ritorneranno i Pooh insieme nella formazione, quella più completa, insieme anche, vedete, il primo alla vostra, insomma, il primo a sinistra, Riccardo Fogli. Torneranno insieme anche al Teatro Ariston. Avremo il comico Brignano, insomma, Enrico Brignano, che è considerato uno dei più bravi comici attualmente in circolazione in Italia, insomma, insieme anche, senza fare paragoni o confronti anche a volte antipatici o comunque così, che lasciano il tempo che trovano. Insomma, stavo pensando a Roberto Benigni, ecco, insomma, siamo a questi livelli, a Salemme, a Brignano, insomma, siamo a livelli veramente eccelsi di comicità e di carisma, no? Del teatro. Del teatro, e abbiamo appunto Roberto Bolle. Brignano già venne ad un Sanremo, e passiamo ad un altro ospite importantissimo, Nicole Kidman, bellissima anche se con qualche ruga, australiana, attrice ormai famosissima, e quindi questo è un po' il quadro. Poi avremo anche, ovviamente, lo spazio è limitato per questo video, ma ci saranno tanti altri ospiti, diciamoli comunque per correttezza velocemente, alcuni anche molto importanti. Per noi, quindi, abbiamo detto, ci sarà anche J Balvin, un cantante latinoamericano, Cristina D'Avena, Aldo Giovanni e Giacomo, gli attori comici, Nino Frassica, Hozier, che è un altro appunto musicista, cantante, Lost Frequencies, sembra di averli detti un po' tutti quelli che si sanno. Leonardo Pieraccioni, regista, insomma, importante, che verrà nella terza serata, mentre nella prima serata abbiamo detto Laura Pausini, Elton John, Maître James, e questo è un po' il quadro. Eros Ramazzotti nella seconda serata, quindi c'è da correggere questa cosa. Le scalette a volte subiscono anche delle variazioni all'ultimo minuto. E quindi segnatevi anche non so, un artista importante nella terza serata, Pieraccioni, Cristina D'Avena la quinta serata, Nino Frassica la seconda, e Renato Zero nella quinta serata, i Pooh nella terza serata, Elisa nella quarta serata. E ricordo ancora Eros Ramazzotti nella seconda serata, Nicole Kidman, per esempio, ancora non si sa bene in quale serata, come anche Enrico Brignano ed altri. Io direi per il momento di chiudere questo video, che è già abbastanza lungo, e quindi abbiamo detto che abbiamo parlato dei cantanti, degli ospiti. Velocemente passiamo ai favoriti, alle quote dei favoriti di questo festival. Come vedete, sono favoriti Deborah Jurado e Giovanni Caccamo, con appunto
ecco che sono dati, queste sono le quote della SNAI, a 3 volte la posta, Noemi a 5 volte la posta insieme a Lorenzo Fragola, vedete, abbiamo Annalisa Scarrone a 8, ma abbiamo anche a 7 un'altra, abbiamo Alissa Bernabei, l'ex cantante dei Dear Jack a 7, ritorniamo però nella immagine, ecco appunto, questo è importante, leviamo. Ecco, andiamo a vedere i Dear Jack dati 40 volte la posta, addirittura 50 Irene Fornaciari, 66 Neffa, uno dei quotati più alti, quindi dati meno favoriti. Morgan 40 volte la posta, 7 volte la posta, Elio Estoridese, Francesca Michelini 13 volte la posta, Dolce Nera interessante 9 volte la posta, Annalisa 8, Lorenzo Fragola 5 tra i favoriti e vediamo anche appunto Arisa 13 che ha già vinto e abbiamo Alessio Bernabé abbiamo detto a 7, Noemi a 5 e Jurado e Caccamo a 3 e poi abbiamo anche gli altri Rocco Hunt a 20, ovviamente queste Neffa abbiamo detto 0 assoluto a 50. Bene, Clementino a 50 volte la posta, Patti Pravo interessante a 16, Valle Toscano a 20, però insomma tutte cose da così da pre-festival, quindi ancora non molto affidabili pienamente. Certo, la coppia, alcune quote sono veramente indicative, interessanti, cioè saranno poi probabilmente tra i primi posti, cioè Deborah Jurado, Giovanni Caccamo, Noemi e Lorenzo Fragola. Per il momento è tutto, quindi torniamo con l'immagine globale di tutti quanti i cantanti e per il momento è tutto, rimanete quindi collegati, iscrivetevi al canale 25, tantissimi video su Sanremo, cercheremo di farne il più possibile, di coprire ogni aspetto, se ogni aspetto non ci riusciremo ovviamente perché Sanremo è un universo veramente infinito di informazioni, di notizie, di musica, di spettacolo, di ospiti, però cercheremo di coprire il più possibile in base ai nostri limiti di tempo e di mezzi. Ciao a tutti e rimanete collegati, iscrivetevi al canale 25.